Bene, continua questa nostra sperimentazione, le notizie lette dal giorno 2 febbraio. Non ve ne è una in particolare, se non l'ultima che citeremo, leggeremo, ma vi sono diverse notizie interessanti. Se ne occupa il giornale Sicilia, la Gazzetta del Sud, del processo De Mauro. L'iter si complica ancora. Si doveva ascoltare il pentito Calderone, che dovrà spostarsi dal Canada, anziché non si è potuto verificare questo evento. Doveva essere sentito in videoconferenza dal Canada, dice la Gazzetta del Sud, e per motivi di sicurezza il collaboratore di giustizia non potrà deporre in videoconferenza il processo per l'omicidio De Mauro. Il pentito dovrà testimoniare dal Canada, dove vive da diversi anni, dopo essere stato uno dei pentiti più utilizzati dalla giustizia italiana nel corso di numerosi processi contro capi e gregari di Cosa Nostra. A far saltare il collegamento sono state le autorità canadesi, che hanno informato il giudice della Corte d'Assise che sta giudicando Totò Riina quale unico imputato, quale mandante del delitto di alcuni. I servizi di sicurezza che proteggono Calderoni da anni, residente oltreoceano, dopo aver collaborato alla magistratura canadese, ritengono poco sicuro trasportare il pentito nella località segreta del loro territorio, dalla quale dovrebbe essere ascoltata a distanza dai giudici parlamentari. La Corte, che già nella scorsa settimana ha annullato un'udienza e doveva essere celebrata a Roma perché non vi sono le somme per pagare le spese ai giudici popolari, non affronterà il viaggio in Canada. In pratica i canadesi hanno paura che qualcuno possa individuare la zona dove Calderone vive da anni. In ogni caso si tratta solo di un rinvio momentaneo. È stato ritenuto più sicuro trasferire Calderone, che dunque deporrà in Italia. Una notizia dal quotidiano di Sicilia: salvagente da 2 milioni di euro per la giustizia siciliana. I fondi stanziati alla regione sono ancora insufficienti a coprire le lacune del settore giudiziario dell'isola. Da una scorzata della lettura, insomma, si sono fatti i computer, gli abbiamo comprati i computer, sono 172 computer di recente uscita, di cui 52 assegnati al distretto di Palermo. Per la carta e le matite si vedrà. La notizia invece che fa seguito agli ultimi eventi è la questione delle estorsioni del racket. Monito commercianti e imprenditori: contro le estorsioni si rompa l'omertà. Palermo, vertice promosso al comando dell'arma con l'associazione anti-racket. Il generale Arturo Esposito: fenomeno in calo, ma la collaborazione è fondamentale. Notizia di colore: il pizzo si paga a Pasqua e a Natale. Questo dal giornale Sicilia. Per la Tangentopoli siciliana, sempre dal giornale Sicilia, a patto, per il famoso patto del tavolino, tre condanne e tre assoluzioni, e due erano usciti dalla scena, uno per essere deceduto, l'altro è stato stralciato. In appello, 6 anni e mezzo a Filippo Salamone e Lorenzo Pansavolta, 8 a Giovanni Bina, assolto Giovanni Miccichè, Giuseppe Bondi e Franco Canepa. Cambia il titolo del reato, rimane immutata la condanna da associazione mafiosa a concorso esterno.